Domenica 18, centro affari ad Arezzo, due ruote per un sorriso, tutte pronte per una grande manifestazione, la prima edizione dedicata all'enduro non agonistico, cui naturalmente possono partecipare tutti quanti. Ma la cosa importante è perché il sorriso si parla naturalmente di beneficenza e in questo caso parliamo del codice ATAF e parliamo anche del calcite. Qui ci sarà anche il mercatino del calcite domenica, ma c'è anche l'ADAF, cioè in pratica adozioni. Un'associazione che si occupa di adozioni e di affidamento, chiaramente non direttamente perché sono compiti che spettano alle istituzioni. Noi facciamo promozione perché i cittadini conoscano questa possibilità. La possibilità è di sostenere dei bambini che non hanno avuto la fortuna degli altri, quindi in casi gravissimi il bambino può essere sostenuto da genitori di cuore adottivi, in casi in cui la famiglia del bambino ha delle chance e può recuperare la propria condizione di disagio, il bambino può essere preso in affidamento da una famiglia che accompagna la crescita per un periodo di tempo finché la famiglia non si rimette. Ad Arezzo ci sono molti genitori affidatari? Non tantissimi, però alcuni ci sono, sì. Quindi anche occasione naturalmente per far conoscere la vostra attività, grazie a loro. Come vedete naturalmente già l'abbigliamento la dice lunga, in questo caso stiamo parlando di motociclisti, ma soprattutto di appassionati dell'enduro, sì. Giusto? Esatto, allora io sono Ascanio, rappresento il mio gruppo, i Botoli Tassellati, assieme ad altri gruppi. Abbiamo sposato benissimo questa manifestazione. Allora, la nostra manifestazione è una esibizione non agonistica, aperta a tutte le moto d'enduro regolari col codice della strada, quindi con targa, assicurazione e tutto. Il ricavato, essendo che noi abbiamo fatto anche un calendario, quindi nell'occasione verrà venduto il calendario e il ricavato verrà dato all'associazione e anche alla Caritas di Via Giotto ed anche al Calcit di Arezzo, quindi i Botoli Tassellati, quindi gli enduristi, non sono quelli che vanno a spaccare le montagne, però siamo vicini al sociale. E insieme a Botoli Tassellati Enduro c'è anche il motoclub Val di Sieve Salita Cacchioni in questa domenica 18 settembre con Enduro Urbano. Di Enduro Urbano che è una cosa abbastanza singolare per la città di Arezzo, perché l'enduro noi si fa, diciamo, in mezzo ai boschi. Adesso noi dobbiamo portare l'enduro, diciamo, in mezzo alla città e quindi Siro ha voluto espressamente desiderare che noi fossimo qua a rappresentare, diciamo, quello che il lavoro che abbiamo fatto col calendario, ma dare una dimostrazione alla gente per l'appunto a livello, diciamo, non agonistico ma a livello amatoriale. E arriva naturalmente anche il Calcit per ricordare proprio questo evento che è domenica 18, quando ci sarà anche il mercatino del Calcit, ma ci sarà anche naturalmente questa dimostrazione di enduro urbano. Sì, noi ringraziamo questi bravi giovani che fanno anche loro e aiutano per il Calcit a ricavare un po' di soldi. E noi siamo felici di tutti quelli che volontariamente vengono qui a questa manifestazione in favore del calcite per comprare questi macchinari che servono molto per la lotta contro i tumori. Volevo anche precisare che domenica il mercatino ci sarà lo stesso, perché invece, visto che le previsioni prevedono acqua, lo faremo dentro al coperto e il mercatino ci sarà lo stesso, insomma, ecco. Quindi domenica 18, mercatino del calcite, dato che naturalmente le previsioni non sono favorevoli, ci sarà comunque al centro affari, all'interno del centro affari, mentre all'esterno ci sarà coloro che naturalmente propongono l'enduro urbano. Loro non hanno problemi di pioggia perché sono abituati, tutti possono partecipare stando naturalmente alle regole che loro siano a posto. Sì, sì, esatto, la moto deve essere una moto d'enduro. Significa che deve avere la targa, l'assicurazione e deve essere in regola col codice della strada. Perfetto, potete naturalmente venire qui, a che ora si comincia? Si inizia alle 9, alle 9 ci saranno le iscrizioni e poi chiaramente si girerà fino alle 17:30. Voi arrivate, divertitevi, loro sono soltanto alcuni, saranno veramente in tanti. Loro sono in tanti, sono il Calcite di Arezzo, il codice ADAF e naturalmente anche per la vendita sempre dei calendari anche con la Caritas. Quindi una giornata dedicata alla beneficenza, dedicata alla nostra città. Vorrei ricordare che è un po' la conclusione anche questa giornata di Calcite in scena
con una raccolta fondi importantissima destinata in questo caso al progetto Scudo, al progetto delle cure domiciliari per malati oncologici, che è sempre importante. Dall'altra parte abbiamo i bambini. Quindi tengo a dire che la nostra associazione da più di 10 anni organizza e porta avanti un gruppo di mutuo autoaiuto per genitori che hanno bambini in affidamento e che quindi possono sostenersi l'un l'altro anche sempre, anche in caso di qualche grave problema che può sorgere con i bambini. E ci auguriamo che non sorga mai. Ma arrivano due ruote per un sorriso, e questo tutto quanto domenica. A partire dal mattino sino alla sera le presse di Paglia ci sono già, in questo caso siamo nel piazzale del centro affari, venite dalla parte che si vede proprio dalla tangenziale e vi divertirete ad assistere, perché è sempre un bellissimo spettacolo, vi divertirete a partecipare se siete appassionati di enduro, e l'enduro urbano non capita assolutamente mai, e vi divertirete portando a casa un sorriso, un calendario che ricorda questo sport che è bellissimo. Quel rombo del motore è anche un po' il rombo della vita, è una bella sinfonia se tutti quanti naturalmente riusciamo a suonarla insieme, le associazioni e loro con il mondo dello sport. Grazie.